Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non mi sembra vero di star facendo questa intro in questo posto, ovvero le scale di Sanremo. No, non è vero, siamo a OGR a Torino per la nostra cena d'evento che abbiamo chiamato Appetuto insieme a Alessio Ferraro, lo chef, e anche lo chef di casa Raffaella Mitrano, e in più a organizzare tutto questo dietro le quinte c'è stata una persona molto speciale che ci ha dato una mano incredibile. Senza lui non so se sarebbe potuta esistere questa cena, e in questo video andremo a vedere l'aperitivo, la cena stessa con tutti i piatti degli chef e poi anche il post cena. Perciò ragazzuoli, iniziamo. Chi l'avrebbe mai detto che buon appetito a Titti sarebbe arrivato a organizzare tutto ciò? Cioè, il buon appetito a Titti. Pensa che fra poco qui si consumerà una cena con 60 persone, un tavolo conviviale, con non 60 persone qualsiasi, ma voi che mi seguite, che mi conoscete attraverso i video che avete sempre visto mangiare, e finalmente mangeremo insieme. Vedo l'ora. Manca poco, Mezz'ora. Tic-tac. Il momento si avvicina sempre di più. In questo istante stanno facendo il briefing con il personale di sala, chef. C'è emozione, fermento. È difficile spiegare a parole quello che sto provando. Vedere tutto questo per un progetto nostro è impensabile. Sto succedendo. Questa spatolina oggi pomeriggio. Io ci mangio questa roba. Ancora mi devo preparare. Come? Il clima è teso, la tavola è pronta. Qui la gente verrà con delle aspettative alte, avrà tanta fame, sarà un grosso problema. Siamo emozionati. Però forse non si vede, ma siamo emozionati. Piccola presentazione d'onore, perché lui è sempre stato dietro le quinte, ma è un po' lui quello lì che ci ha costruito tutto questo evento. È stato il braccio veramente forte. Comunque, Tommaso. Com'è? Ciao a tutti, bellissimo essere qua, io sono sempre prolisso, ma dirò solamente grazie a voi, grazie a chi ci sta ospitando. Racconteremo poi nei prossimi giorni, mesi, anni quello che stiamo facendo, perché stiamo creando qualcosa di importante. Grazie Fra, grazie Ale, grazie a noi, in bocca al lupo a noi. E uno, due, tre, pip. Si apre. Vai, vai, faccio gli ultimi saluti. Ok. Buonasera, faccio gli ultimi saluti al volo, poi si apre, va così bene, si va a mangiare, ci si conosce per bene dentro. Piacere mio, spero tutto bene. Ciao, piacere. Sono carichissimi, Bene, ci siamo, si apre. Va a prendere l'uomo. Tommy, ci siamo. Allora, benvenuti a tutti quanti. Poi vi presentiamo piano piano tutti, grazie per essere venuti qua. Andiamo a sgronchiare qualcosina e poi dopo si passa con la roba seria. Un applauso, dai. Benvenuti, nel frattempo è arrivata la prima. Bollicina, aperitivo, e poi vedo qui dei vassoietti che mi passano davanti, ma ancora io non mangio niente. Questo cos'è? Rombo mantecato ricoperto al nero di seppia. Buono, si insomma il pesce perciò. Io sono un fan del baccalà mantecato, quindi il rombo mantecato ci sta. Vi dico, del cibo che mangeremo stasera conosco solamente quello che c'è scritto sul menù. Del resto non so niente, è tutta una sorpresa. Spero belle sorprese. Tra l'altro, piccolo off topic, mi allontano dalla sala perché ora vedete Francesco che parla con tutti. Prima dell'evento mi fa: ho paura che mi venga la bocca secca, che io non riesca a parlare. Guarda che bello.
parla con tutti, conosce tutti. Appetuto social dean. Guarda qua quanto lo metto. Questo può sembrare un marron glacé, ma è un bonbon di vitello. Siamo in Piemonte, quindi vitello tonnato. Si gioca quel partito lì. Sentiamolo. Oddio. Mi sa che non darò più la mano a nessuno. Uno che fa una prenotazione a 6 mesi. Un vitello tonnato ridotto a bonbon. Figo. Carciofino fritto. Grazie. Non chiede neanche, prendi. In cucina. Noi oggi ci chiedevamo, ma sarà venuto qualcuno da Toscana, da Roma? Ragazzi, loro vengono dall'Andorra. Ma ci direttamente... vuole, no? Ma siete più pazzi di me, Alessio e sì, Tommaso. Sì, come avete fatto? Sì. Io no, abbiamo preso macchina alle 8 la mattina fino a Barcellona. Barcellona abbiamo preso l'aereo e poi... Barcellona-Torino in aereo. È un onore. No, al contrario, per noi è un piacere di essere qua. Davvero, davvero. Grazie. E la domanda è se cioè, siete arrivati bene e quando tornate? Domani. Sì. Quindi per noi proprio. Per noi. Sì, sì, sì. Sì, sì, perché lo conoscevamo prima. Un abbraccio, posso. Deve. Un abbraccio. Anche. Allora ragazzi, qua intanto stiamo preparando un po' tutto mentre la gente è già pronta, sta bevendo, i stuzzichini sono usciti. Fra 5 minuti si siederanno a tavola e inizieranno i piatti. Qua ho due ragazzi che lavorano con me in studio di Michil, che uno l'abbiamo già visto perché era già venuto a un evento mio, Orbetello, che mi ha aiutato in cucina. L'altro tutto nuovo, Romano, classe top. Non bisogna spicciarci ora perché Francesco mi ha detto che la gente è molto affamata ed è pronta. Quindi bisogna correre ora in cucina e siamo carichi, siamo carichissimi. Da ora in poi inizia, diciamo, l'esperienza sensoriale, culinaria, di cibo, di gusto, di conoscenza, di percorso, qualcosa vogliate. Ma basta con le chiacchiere e il momento di entrare nel tavolo, conviviale, giocando di ore. Un applauso, grazie. Piacere. E vi presento Francesco Zini, lo chef Alessio Ferraro e lo chef Raffaele Avita. Un applauso forte. È bellissimo vedere un tavolo del genere, vedere tutti voi che mi conoscete attraverso i video su YouTube, e finalmente posso vedervi, posso mangiare con voi. E è una soddisfazione avervi qua, è un piacere incommensurabile. E adesso capisco come si sentivano le nonne quando ci vedevano a tavola da loro a mangiare. Per me la stessa soddisfazione è assurda. Io vedere la cucina è un atto di fiducia, perché cavolo, quando si va in un ristorante ci si affida veramente alle mani, all'idea di chi sta dietro i fornelli. E quando questo atto di fiducia viene soddisfatto, si trasforma poi in un bel ricordo. Quindi noi, attraverso la mia compagnia, attraverso la compagnia di Tommy, la location, la bravura degli chef, speriamo che questa sera possa essere un vostro bel ricordo. E passo la parola agli chef. Però veramente questo evento nasce tanto tempo fa, perché sì, è tanto tempo fa, tanti mesi di lavoro, tanta voglia di fare la differenza in un progetto, quello del cibo, tanto tartassato da tutti e forse meritatamente tartassato, perché ci fa stare bene, ci fa godere, come dice Francesco, e stasera ci faranno godere due persone che hanno veramente dato l'anima di questo evento, che è il cibo. Incredibile, io sono super emozionata a vedere tutti voi, perché noi vediamo in effetti una fotocamera e voi vedete sempre uno schermo, quindi è un qualcosa di unico. Io che lavoro in Alta Badia porterò piatti comunque che ricordano tantissimo, no, quel territorio. Invece Raffaele viene da Napoli, ora lascerò per lui, porterà piatti invece super partenopei. Un applauso anche per Raffaele. Alla cucina io voglio dire una cosa molto bella. Innanzitutto grazie a voi di essere qui con noi, voglio ringraziare Francesco, Alessio, Tommaso e tutto il loro staff per aver scelto questa struttura secondo me magnifica, però io voglio parlarvi oltre della cucina e tutto della cucina di mare, quello che sarà la cena, io voglio parlare del lato umano,
perché io ho avuto la fortuna di conoscere, oltre a dei professionisti, perché sono giovani ma sono molto professionisti, devo dire la verità, faccio i complimenti anche a tutti, ma sono davvero dei bravi ragazzi, pieni di energia, carichi, sono sicuro che avranno tanto ancora da raccontarvi, tante esperienze da farvi vivere. Quindi io voglio essere romantico, io dico lunga vita ai sogni, e buona cena a tutti e buon divertimento. Grazie, grazie mille. E ragazzi, resta solo una cosa da dire. 3, 2, 1, buon appetito a tutti. Bello. Veramente, buon appetito. Si inizia a rompere il ghiaccio. Ancora le prime portate non sono arrivate. Pane e burro, bello montato. Una nuvoletta. Un po' salato, quindi c'ha un po' un twist interessante. Non è un burro dolce. Perfetto per una cena. Bello, il grasso che entra in circolo, le energie arrivano. Questo è un pezzo forte, eh? Mini focaccina barese con sotto oliva e sopra pomodorino. Ah! Occhio al pomodorino, è tipo quello di Fantozzi. Oh, oh. Vai, oh sì. Burro questo salato di? Di Demi-sel, così azienda francese. Montato. Partiamo la cena con una tagliatella di secche, che è una seppia cotta a bassa temperatura, accompagnata con un cremoso di nocciola, formaggio piemonte, del limone salato. Poi il mio consiglio che vi do è quello di mischiare il tutto prima di iniziare ad assaggiare. Si inizia, finalmente, si inizia a tingere da qui, dal menù. Tagliatella di seppia per lo chef Raffaella Mitrano. Qui abbiamo nocciola, sedano, limone salato e acqua purificata del mare della Sardegna. Una chicchettina a sorpresa, vediamo un po' che ci racconta. Poi comunque proposta interessantissima, trasformare una seppia in tagliatella. Buon appetito ragazzi. Ah sì? Hai capito Raffaello? Subito una bella botta di limone e poi con la sua acidità, freschezza, arriva anche il salato. Quel croccante, questa texture un po' astringente della nocciola, quella consistenza fresca e di mare della seppia. Portata fredda questa. Prima portata andata, vi devo dire, mi ha stupito Raffaele. Un gran bel piatto e andiamo a raccogliere un po' di pareri in giro? Ci va? Ci va? Vai. Parere? Hello. Incredibile questo burro. Il burro? Bello grasso. Tagliatella? No, è stupenda. La salsina al limone? Top. Bene. Sì, buonissima. Poi col pesce. Ma chiamo Ale di nuovo con la sacca poche? Allora. Sì. E proprio insisti. Padrone, mi sei massiccio. Ma buono. Infatti aspetto di sfamarmi completamente adesso. Tagliatella così in Corea neanche noi. In Corea zero. Come siamo andati? Benissimo. Bene. Bene. Burro? Spettacolare. Burro è da prendere a chili. Meno male che non abbiamo le analisi del sangue da fare a breve. Mamma mia, veramente. Tagliatellina a me ha stupito. Voi che dite? Allora, c'è questo limone preponderante. Sì. Vediamo che combina adesso Alessio. Vediamo. Abbiamo chiesto un po' di pareri alle persone, adesso c'è la portata di Alessio, andiamo a vedere che combina in cucina. Vediamo che succede. Com'è? Un po' di panico. Che spettacolo, in fondo. Invece qua i plin pronti per essere cotti, tutti fatti a mano, uno ad uno. Usciamo da qui. Non voglio che la portata sia influenzata dalla nostra presenza in cucina. Momenti critici questi, di tensione, però bella, tensione bella. Continuiamo. Invece io proporrò il primo piatto, che sarà un raviolo che richiama un pochino, no, il Piemonte, il raviolo del plin, fatto con un pochino di contaminazione del posto dove lavoro, in Alta Badia. Quindi ripieno di guancia cuota nel barolo, un barolo abbastanza di corpo, bello ricco di tannino, che comunque ha la sua aggressività in bocca, una spuma di graochese, aglio nero. Che si dice Tommy questo? Lo dico io per la prima volta nel video, se non l'hai detto, è shock culinario, letteralmente. Ha tirato fuori lo shock culinario. Una bella scucchiaiata di tutto qui, Chiude gli occhi e si gode. Finisce il mio chiacchierare, inizia il mio zittire.
col mio godere, dolcezza in bocca, dolcezza orizzontale sul gusto qui. Si distende la sapidità del fondo di cottura con la pasta molto leggera, la guancia che si rilascia in bocca con la sua grassezza. Questo è proprio curioso di sentire i pareri, tanto curioso. Io ho un po' di desiderio. Parla da solo. No, non serve il microfono. Non serve. Ale, basta, non ho nient'altro da dire. Guarda, lì si vede bene il piatto, eh. Si manda in ferie il lavapiatti. No. Io sono onorato, cioè sono felice che mi seguono delle persone con un livello di scalpetta del genere. Cioè io ho visto dei piatti. Si fa lo scalpettometro, eh? Vediamo chi ha fatto la migliore scalpetta. Ah no, stavo portando dei piatti. Corriamo. Vediamo un po' in giro per i tavoli. Lui è un 7. Vedo colori ancora. Portare via. Troppo tardi. Però ho visto un buon livello. Questo, lui. Questo. Non è il nuovo piatto questo. Non è il piatto nuovo. È il momento di andare avanti. Direi che dopo questa seppia e questo raviolo al clean è il momento di andare oltre in questo percorso culinario con i prossimi due piatti, sempre targati, Ferraro e Ametrano. Continuiamo con una pasta e patate con polpo, ricciola affumicata e risci di mare che ci dà l'esplosione proprio del mare in bocca. E questo è buono, io l'ho un po' assaggiato, visto, col cucchiaino andavo in giro in cucina, vi dico già che è una bomba, ma... Invece, posso dire una cosa? Ogni volta che entro in cucina c'è Alessio che mastica, c'è una cosa impressionante, è sempre lì che rubina, io non so che... Vabbè, quindi assaggia tutto, conferma. Ok, detto questo. Ma invece io porterò dopo una faraona, il petto della faraona, con una salsa di funghi e miso, tartufo, e accanto invece ho fatto tipo una side. Io sono avanzati tipo dei filetti, no, della faraona, ho fatto una side con la senape da finire dopo in un sobborcone a pulizia del palato. È una montagna russa, si va dal sud, nord, sud, nord, è così che deve essere la cucina o una degustazione. Sale un profumo di spaghetti allo scoglio qua, se la vedi di essere in riva al mare. Sono degli aerei che ti porta in montagna, in mare, e non ci si capisce più niente. Qui è come mettere il naso su uno scoglio, veramente. Cioè i piedi a mollo adesso, guarda come sguazzo, guarda sotto. Sono lì, nell'acquetta, ti prendi l'altro. Buono, cioè. Questo per gli amanti del mare è poesia. Mare, scoglio pieno, cioè non c'è commento più preciso di questo. È come aver mangiato, non so, un pezzo di natura, è bellissimo. Quest'ultima portata io me la voglio fare in cucina, cioè voglio vedere la preparazione in cucina. Qui c'è questo fermento là sul tavolo, già tutti che stanno aspettando la prossima portata. Elettricità ovunque, sia in cucina che sul tavolo, bello. Io seguo il cameriere per uscire perché da lì è un po' un casino adesso. Siamo? C'è fermento in cucina, c'è allora, il panico. Io ti dico una cosa. Sta pagnotta. Me la stai facendo freddare, sto aspettando te al tavolo per mangiarla e ora la mangerò davanti a te. Ma devi aspettare, no, la cremina della faraona devi aspettare. Sei un ingordo. Ultima portata salata, faraona, io sono triste, cioè sono un po' triste perché siamo alla fine, sono felice perché l'evento sta andando bene, la cena pure, vedo le persone che discutono, si conoscono al tavolo, si fanno foto, così come deve essere un social table. Andiamo a mangiare. Qui abbiamo faraona sul letto di crema dei funghi, miso, con appunto qui inside un involtino con un po' tra virgolette gli scarti della faraona. Nei piatti che abbiamo mangiato stasera si rivede esattamente l'essenza delle persone che l'hanno cucinati. I piatti di Raffaele sono più un ricordo di casa, della sua terra, delle sue origini. Invece quelli di Alessio sono proprio golosi, proprio piacioni, ma comunque raffinati. Qui arriva proprio il sapore immediato di fungo, dopodiché la succosità della carne della faraona. Poi adesso assaggiamo anche l'involtino.
Sopra qui c'è quella goccia di senape che abbraccia il sapore della carne di Paraona. Una bella svolta per il finale. Però il finale vero è con questo. Le salse sono la chicca di Alessio. Farebbe piatti solo di salse lui. Quindi ancora buona continuazione e buon appetito a tutti. Vai, vai, dici. Sacre bleu. La salsa è poesia. Certo. Sei pieni? Io sono felice. Piatto preferito? Ah sì? Anche te? Sì, anch'io. Sì? Piatto preferito? Oh, tanti pasta e patate. Plin. Tradizione. Piatto preferito? Assolutamente il plin. Plin. Piatto preferito? No, il plin. Plin. Come fa? Infatti mancava un po' di zucchero, grassi, salato e zucchero, quello che piace a me. Zucchero. Io voglio però fare un sondaggio. Alzi la mano, team dolce. Salato? Forse vince... il salato mi sa. Peccato. Si fa col dessert. Qui sono dimenarsi fra la freschezza dello yuzu, la sua asprezza anche, con la dolcezza della bufala. È una coccola con amore, con sentimento, ma molto lieve sulla pelle. A sgrassare proprio. Poi il grasso c'è, sempre. Qui abbiamo soddisfazione più grande, eh? Cambio, portata preferita da tagliatelle al dolce. Tanta roba, tanta roba. Dove sono le sacche poche di bufala? Dove sono le sacche poche di bufala? Questo è il dessert. Sono venuto qui in cucina per la scucchiaiata di bufala. Ho scoperto che c'è la piccola. Io non lo sapevo che c'era la piccola. Te? Ho scoperto ora. La cosa importante è che per tutta la brigata di stasera che sta in cucina, ecco la mia cucina. C'è tutta la brigata mamma, insomma, di Salario Mamma Isla di Gavi, e poi abbiamo anche il... Presentali te, scusa, non fare il cattivo, dai. Loro fanno parte della brigata da soli di Kid, Guido e Mattia. Guido è il capopartita delle carni, pesci, Mattia invece è il capopartita di tutto ciò che sono gli antipasti caldi. Solo per farvi capire quanto forte è un po' il nostro gruppo, perché comunque lavoriamo 10 ore al giorno, tutti i giorni insieme, per forza di cose deve creare un bellissimo rapporto, no, tra noi in amicizia. Guido è partito da Ascoli Piceno ieri per venire qua a aiutarci, Mattia è partito da Roma per venire qua a aiutarmi a servire questi piatti, quindi il minimo è fargli un grosso applauso. Grazie, grazie, grazie. Io sono onorato, è stato un piacere avervi tutti qua. Adesso io uno ad uno foto, poi le foto con tutti, perché poi si girano per mail, quindi anch'io le voglio per ricordo in primis. Ci godiamo una piccola pasticceria e poi facciamo un po' serata e poi adesso prendiamo la macchina e andiamo a casetta a mangiare la pizza. Quindi, signore e signori, lo diciamo ufficialmente, il primo evento di Appetutto Social Dinner finisce qui. Grazie a tutti quanti voi per essere venuti. Fate un fortissimo applauso! Fazzoletti in aria! Tavolo sgomberato, già rassettato. L'evento è concluso. Superstiti siete voi? Superstiti! Soddisfatti? Sì, bellissimo. Esperienza unica. Bene. Grazie mille. Grazie per la serata. Vi darei il 5, ma c'ho le scarpe adesso in mano. E si conclude. Così.
OGR Torino, è stato un piacere. Ancora forse devo realizzare, secondo me dovrei fare quest'altro fra un paio di giorni. Eventualmente la farò un'altra. Adesso raggiungiamo Ale e chiudiamo questo video. C'è stato un po' un taglio spazio-temporale in questo outro. Sì, anche perché 6 ore fa eravamo in evento, ora stiamo prendendo il treno per andare a Napoli, due menti malte, ma volevamo spendere almeno 2 parole per ringraziare chi è venuto, chi ha guardato questo video. È stata per noi un'esperienza fuori dal normale. Ci serviva un po' di tempo per realizzare quello che è successo, perché non ci aspettavamo nemmeno noi che fosse tutto così perfetto, che le persone rimanessero così felici, soddisfatte, e tutto questo ci ha riempito il cuore di gioia, davvero. Dopo questo evento abbiamo deciso che questo sia solamente il primo, perché vogliamo portare questo format un po' in giro in tutta Italia, in modo da poter dare l'occasione a tutti, la possibilità a tutti di poter partecipare a queste scene, questi eventi, e poter stare tutti insieme. Adesso Alessio inizia la stagione, quindi ne riparliamo a primavera. Esatto, ora però non possiamo altro che dire godiamoci il viaggio, perché è appena iniziato. Ringraziamo tutti, ringraziamo il mitico Tommaso, che è stato, cioè, stato da incredibile aiuto per l'organizzazione dell'evento, è stato colui che è lì che presentava, che parlava fortissimo, e ovviamente la location, Snodo, lo chef Raffaella Mitrano, e tanta roba, siamo veramente soddisfatti, perciò ragazzuoli ci vediamo presto, ci vediamo molto presto.